Il tetto se n'è andato, come tutto il resto, come si può vedere. Danni sono ingenti e adesso rimetteremo in ordine come era prima. Metteremo in ordine come era prima, dice il signor Ubaldo. La furia della tempesta ha colpito l'abitazione, danneggiando la casa e distruggendo il giardino. Ma nonostante la tromba d'aria che ha scoperchiato il tetto e abbattuto alberi per migliaia di euro, è pronto a rimettere tutto in ordine. Anche il sindaco Daniele Dallanese gli ha fatto visita per verificare i danni provocati dal forte vento, mentre i vigili del fuoco controllano che non ci siano danni strutturali all'abitazione. La violenza ha causato distruzioni un po' ovunque. Proseguendo lungo l'argine del Piave, distese di vitigni sono stati annientati dalla tromba d'aria. Ovunque ci giriamo, anni di lavoro e sacrifici di una vita andati persi in un paio di ore di bufera. In lontananza, quello che resta dei teli utilizzati per l'agricoltura sono volati quasi tutti via. Ed ecco invece quel che resta dei grappoli d'uva rovinati dalla pioggia forte. A settembre sarebbero stati usati per produrre il vino. Ci spostiamo verso altre abitazioni dove la tromba d'aria ha fatto molti danni. Si cerca di ritornare alla normalità per quello che è possibile fare. Qui il vento ha ribaltato un rimorchio di un automezzo. La bufera l'ha capovolto. L'ha rovesciato proprio, completamente rovesciato. Ha portato via i garage lì, ha buttato giù il pino dietro, il pino che aveva 40 anni. Un disastro. Ha fatto un disastro, sì. Per quello sono riuscito a raddrizzarla e adesso sto cercando un po' alla volta di metterla in strada. Lei era in casa quando è successa la bufera? No, mia mamma e mio papà hanno detto che ha preso tanta paura. Hanno avuto paura. I temporali dovrebbero lasciare spazio al sole nelle prossime ore, ma la conta dei danni subiti si dovrà aspettare purtroppo ancora del tempo.